eccomi con un altro appuntamento del tag 5 minuti. Questo è il tag 5 minuti dopo la doccia. Non sono tantissimi i prodotti che utilizzo in questi 5 minuti post doccia, ma in breve vi faccio sapere insomma che cosa faccio io. Per prima cosa, appunto, mi tampono bene con l'accappatoio. Mi asciugo le gambe, i piedi, eccetera, e passo ad applicare sul corpo una crema o un latte corpo o un burro corpo. Al momento sto utilizzando questo qui, che è l'olio solido alla lavanda della marca Stai Bene. Stai bene, questo olio solido l'avevo scelto io tra gli omaggi in un ordine da Sorgente Natura. Praticamente è fatto così, si trova in questa ciotolina qua, sembra una ricotta ed è proprio un burro. Adesso ve lo apro, eccolo qua. Voi lo prendete e tanto sprigiona una profumazione di lavanda incredibile, proprio da olio essenziale puro di lavanda. Lo prendete e lo passate proprio sulle braccia, dappertutto. E vi fa questo, è un burro che si scioglie appunto a contatto con la pelle. All'interno c'era questa brochure e dove appunto c'è questa descrizione. È un panetto studiato per la bellezza della pelle, dall'altissimo potere nutrienti, idratante ed elasticizzante, preparato con ingredienti naturali, delicatamente profumato con essenze anallergiche. Il suo effetto emolliente e vellutante è immediato e molto gradevole, grazie ai principi attivi altamente assimilabili dei suoi componenti tutti naturali. Allora, all'interno appunto di questo panetto c'è l'olio di argan, l'olio di cocco e il burro di karité. Si utilizza appunto, consigliato l'utilizzo sulla pelle calda e umida. Passato direttamente con l'utilizzo di una spatolina, rilascerà un film sottile che verrà fatto assorbire massaggiando appena ed è così. Altri usi sono ad esempio, beh, dopo bagno doccia, dopo la depilazione, dopo la rasatura, dopo sole, dopo l'esposizione a vento e freddo, dopo l'allenamento, preventivo dei danni del cloro in piscina, per massaggi, prevenzione delle smagliature, pelle secca ed squamata, pelle opaca e atonica, sulle mani, sui piedi e talloni, sui gomiti, sulle ginocchia, sulle labbra, sul viso, prima del bagno doccia in caso di pelli particolarmente secche. Quindi veramente un olio solido che si presta a tantissimi utilizzi. Io lo metto proprio sempre dopo la doccia e però non lo applico né sulla schiena né sulle gambe. Sulla schiena non applico mai alcun tipo di prodotto perché tende a cioè suda a contatto con i vestiti. E se metto qualcosa di crema e cosa mi si formano tutte dei brufoletti proprio qua sulle spalle, sulla schiena. Quindi piuttosto qualche volta d'estate magari applico per lenire queste fuoriuscite di brufoletti dell'aloe vera con dell'olio essenziale di Tea Tree. Dopo la doccia, tanto si assorbe molto rapidamente. In alternativa a questo olio, appunto, utilizzo creme corpo o latti corpo, ad esempio ho queste due qui, devo ancora iniziarle, sono dell'Alverde, comunque mi trovo molto bene con queste lozioni corpo di Alverde, non sono dense queste in queste confezioni, ma sono abbastanza, sono delle... Sì, non è liquido liquido, ma neanche cremoso, è nella giusta consistenza adatta appunto a spalmare bene e si assorba anche molto in fretta. Sulle gambe applico da 2 mesi, sempre indifferentemente che faccia o meno la doccia, sempre l'olio, no, l'olio, l'aloe vera. Questa qui è della Zuccari. 100% aloe vera,
questa è da 150 ml, se non sbaglio l'ho pagata 9,90 se non erro, o un po' di sì, 9,90 o 10 euro. È azione bioattiva, pelli sensibili, intolleranti, soggetti ad arrossamenti. L'ho provata così per vedere rispetto a quello della BioArt. Come si presenta? Allora, questa è liquidina, non è proprio un gel consistente, tende un po' però è meno liquida di quella dell'Equilibra. Quella era veramente pessima. La prima cosa che mi ha colpito e che mi ha dato fastidio di questa aloe è la profumazione. Perché, aiuto, perché non lo so, è tanto forte, non è gradevole, ecco, è proprio la cosa che me l'ha fatta un po' odiare da subito, però preferivo quella di BioArt. Preferivo perché quella attuale di BioArt, che ha cambiato confezione, è peggiorata secondo me, non so se hanno... C'è qualcosa che non va, però quella che avevo prima era più gel, proprio più fissa come aloe. Invece anche questa di BioArt tende un pochino a essere liquida. Però secondo me sulle gambe si riesce a spalmare benissimo. Per i capelli invece preferivo qualcosa di un po' più consistente. Questa la utilizzo per usare questo olio, che è l'olio di ribes nero delle erbe di Janas. Purtroppo la confezione è tutta unta, quindi si legge un po' pochino. Che ne avevo comprata anche due confezioni. Questa qui è da, se non sbaglio, 50 ml, non mi ricordo più. E quindi cosa faccio? Metto sulla mano una noce di aloe e ci aggiungo una decina di gocce di olio di ribes nero. Spalmo con tutte e due e distribuisco su entrambe le gambe, dal ginocchio in giù. Questo per cercare di risolvere il mio problema, di cui ho già accennato in un video che non mi ricordo quale, che è la follicolite. Che è appunto questa infiammazione dei bulbi piliferi sulle gambe, che ho tutti questi puntini rossi, tutti questi peli incarniti, e purtroppo non è un fattore di dolore, è un fattore molto estetico, quindi brutto da vedere questi peliti sottopelle, queste macchioline rosse. È veramente per me l'estate, il momento in cui bisogna scoprirsi, è brutto perché io non mi posso permettere di sfoggiare, chissà che, cioè, mi vergogno, ecco, in poche parole. Quindi sto cercando di fare questo trattamento tutti i giorni, di applicare questo aloe con questo olio di ribes nero mescolato assieme. Cercando appunto con questi due principi attivi di creare una sinergia che mi liberi da questo incubo. E ho già notato un miglioramento, devo dire anche abbastanza evidente. Adesso sto cercando appunto di scrabbare bene le gambe, di cercare di favorire appunto la fuoriuscita dei peli sottopelle, eccetera, eccetera, e devo dire che insomma spero di riuscire a risolvere quanto prima e casomai vi aggiornerò, insomma, vi farò sapere. Ultimo step, applico il deodorante. Questo è il top di tutti i deodoranti, è il migliore, è magnifico, lo amo alla follia ed è l'ipnosi di Bema. Quello in versione spray perché lo trovo igienico, nonostante io comunque lo applichi sotto le ascelle ben pulite, lavate, idratate e quant'altro, però lo trovo poco igienico, quello roll-on, è poco pratico, questo invece è pratico e è più facile da utilizzare, diciamo così.
Infatti sono già finito a metà, se no meno di metà, sono 100 ml, ma ho già la scorta. Insomma, per me questo d'estate mi piace tantissimo, la profumazione è veramente efficace e ve lo straconsiglio. Quindi mai più senza l'ipnosi di Bema. Niente, questi erano i passaggi che io faccio appunto dopo la doccia, i miei 5 minuti. Spero di esservi stata utile e fatemi sapere cosa fate voi in questi 5 minuti dopo la doccia. Vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!